Con l'Italia che vince ogni assembramento vale. Sono ancora gli echi nelle piazze questa mattina. Buongiorno Simona. Buongiorno Roberto. Sì, ieri sera sotto casa mia c'era una gran confusione, devo dire. Ma quello si può, quello dà il via libera a tutti. Allora si apre proprio così con questo 5-3 ai rigori. Qualcuno titola vittoria all'italiana. Partiamo dall'Ansa che come ultima e prima notizia della mattinata mette proprio questa Italia-Spagna 5-3 ai rigori. Gli azzurri sono in finale e c'è questa foto appunto della rincorsa del gol, ma poi ci sono le foto delle piazze che esplodono per la notte magica, anche se ci sono stati dei divieti sui maxi schermi contro gli assembramenti, però c'è questa voglia di festa che è esplosa comunque nella serata di ieri. Corriere della Sera: l'Italia ci regala una notte magica, siamo in finale. E anche qua una bellissima foto di gioia dei nostri calciatori. Di poi gioia, legge di gioia e di abbracci, sto notando un po' queste abbracci, cose. Sì. Di gioia e di abbracci. Per il calcio ci si può abbracciare, si sfida la variante Delta, perché sono Wembley poi, sì. Ricordiamolo, comunque. Ah. Sono in una delle zone che viene criticata anche per la decisione inglese di aprire tutto, tra poco togliersi mascherine in pubblico, senza pubblico, se non in casi particolari in cui c'è un incontro proprio ravvicinato, ma quindi... Vabbè, un po' di gioia ci fa bene anche a vedersi. Ma cosa assolutamente, dici, io sono contento che si veda la gioia, però cerchiamo di capire se la cosa funziona o non funziona. Il senso della frase, direbbe un amico che è scomparso tempo fa, ma è il senso delle cose. Su Repubblica ci sono due titoli che messi insieme stridono un po'. I nuovi video dei pestaggi in carcere, che ancora ci sono rivelazioni su questa situazione esplosiva delle carceri italiane, e poi si parla di sofferenza, ma non per il carcere, per l'Italia. Italia, quanta sofferenza, il sogno è vicino, riferito al calcio. E poi altri titoli che mettono insieme un po' il momento di cordoglio per Raffaella. Tra l'altro a Wembley si sono riscaldati con Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu, era la canzone che ha mosso gli azzurri. Caramba che Italia, titola La Stampa. Allora scendiamo sotto, qui abbiamo Libero e abbiamo la polemica: il rapper e la moglie superano Letta, a sinistra comanda Fedez. A sinistra comincia tu, potremmo... Siamo sempre comanda sull'onda tu. Della Raffaella nazionale. A sinistra comanda tu. Comanda Fedez, anche perché c'è questo decreto Zan che va in Parlamento, ma se non trovano un accordo, le leggi si fanno anche attraverso, per quando non ci sono i numeri. E c'è infatti il foglio, vedi, su questo. Il foglio dice la legge Zan spiegata ai Ferragnez, perché... Però qui ognuno sta diventando simbolo di qualcos'altro. Sì. Per me c'è un gioco di specchi che bisogna riuscire a capire. Anche il giornale continua con si azzannano su Zan, la sinistra kamikaze, perché poi quando non sarà approvato, o se sarà approvato, si daranno la colpa perché che magari manca qualcosa. Se non lo sarà, uno con l'altro diranno è colpa tua, è colpa sua, è colpa mia. Ma intanto rimaniamo in stallo con tante altre cose da risolvere, ad esempio il Fatto Quotidiano. Esatto, il recovery di Draghi è il meno green della Unione Europea, di pochi finanziamenti a decarbonizzazione ed energie rinnovabili. Sì, ci dovrebbe essere un ministero, sì. una spinta esatto. Green, invece facendo i conti, pare che i conti fatti anche qui ancora prima dell'oste, però adesso solo il 37,5% sì. dei fondi sulla transizione ecologica, che non è che siano pochi, sono di meno di quelli che altre nazioni stanno destinando con questo Recovery Fund proprio alla virata verso il verde. Questi sono gli studi, tra l'altro, della Camera degli ambientalisti, misure frammentarie e pochi finanziamenti, ma la decarbonizzazione dell'Italia è chiacchiera da parecchio tempo. Io volevo invece prendere... Avevo letto una notizia un po' così da gossip di che libro leggeremo quest'estate, il flop clamoroso del testo scritto da Letta, quindi Meloni batte Letta.
rispetto ai libri usciti, Meloni, quindi si diciamo sa, questo. il Meloni, poi combinato da due fettine di prosciutto, è il must sempre dell'estate. Però se ne approfitta, questo è il titolo, se non sbaglio, del Il Tempo, che per far vedere, insomma, quanto Letta non sia poi così seguito, ci sia invece un seguito da parte della Meloni. Io volevo quasi chiudere invece su Il Dubbio, dove si parla spesso di temi giuridici. E c'è questa mazzata della consulta alla prescrizione di buona fede, ma c'è anche un altro tema in questi giorni, perché durante la pandemia sai che sono stati rinviati i processi, quindi era uscita una legge che diceva che la prescrizione veniva sospesa, mentre invece no, c'è stata proprio la conferma che non è possibile dare lo stop al tempo di estinzione del reato indefinito, quindi vedremo molti processi Vediamo. saltare, ecco, nei prossimi giorni, ecco questo è quello che vedremo, molti processi si chiuderanno perché i tempi sono passati e quindi andranno in prescrizione senza che nessuno sia corso poi ai ripari. Una giustizia mentre si sta studiando anche un piano, e anche questo sarebbe forse da mettere un po' più in evidenza, il In piano evidenza. Cartabia per quanto riguarda il processo penale, si dà il via alla riforma Cartabia, ne parla la stampa, domani il Stampa. testo sarà in aula, come cambia non solo la prescrizione, ma si andrà a processo solo se le prove giustificano un'ipotesi di condanna. Quindi dovrebbe esserci un preprocesso che io ho idea che vada ancora a rallentare il procedimento giudiziario, perché poi se io devo essere sicuro, quasi sicuro come giudice che ci sia una condanna, come inquirente anche devo portare un certo determinato tipo di prove, sarò molto prudente poi nell'accusare, quindi non lo so, vedremo. Certo che da un'altra parte abbiamo un processo indiziario che spesso crea molti, molti problemi. Sono problemi che riguardano tutti, ma che a quanto pare è più bello discutere di zan zan, zan 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 Sì, zan zan, certo, tante cose. continuiamo a No, parlare di continuiamo queste a parlare di queste scaramucce, cose. certo. Della solita, ecco, di solito solitamente c'era Grillo, Conte, per il momento Sì. la situazione è sospesa, è rigori, non so, perché non la decidono anche loro i rigori? Potrebbe essere un'idea, eh? Potrebbe essere un'idea. Prima di decidere la chiusura, vogliamo vedere anche il quotidiano dell'economico, Sole 24 Ore, Visco, biennio in crescita per l'Italia, qui si spera, ma poi soprattutto invece si parla di sostegni alla scuola, 400 milioni per evitare le elezioni da remoto. Da 400 milioni, insomma, non so, non vorrei che facessero la fine dei banchi a rotelle, di queste delle cose belle dello Non scorso lo anno. so, Secondo me vediamo, stiamo vediamo. arrivando alla nuova ondata, sicuramente impreparati, ancora come ai rigori, arriveremo ai rigori anche lì. Arriviamo alla fine, arriviamo alla vostra notizia. Come devono fare i nostri ascoltatori se vogliono lanciare la loro prima pagina? Le aspettiamo e che scrivano a info@radioraccontiamoci.net.